Facevano i manifestanti qui in piazza Tahrir, gli iracheni nel cuore di Baghdad, alla notizia della morte del generale Suleiman, hanno celebrato perché dicono la nostra rivolta è anche contro la presenza dell'Iran e delle milizie che Suleiman fomentava contro di noi. Questo è uno degli aspetti più strani, più curiosi, inaspettati che ci troviamo qui nel cuore di Baghdad, poche ore dopo la morte di Suleiman. La gente è contenta, i manifestanti sono contenti, o almeno quelli che troviamo in piazza Tahrir. La morte di Suleiman è come se non ci fosse mai stata. Davvero è un altro mondo. Questo è importante, guardate. È un'organizzazione che va avanti da mesi, colpa nostra che non l'abbiamo seguita. Una rivolta popolare profonda che chiede il cambiamento. C'è qualcosa di genuino e autentico, che è molto iracheno e molto patriottico e molto generoso. Gli iracheni chiedono di essere ascoltati. Il mondo non li ascolta. Adesso noi saremo tutti concentrati sulla morte di Suleiman, ma qui c'è una rivolta che va avanti da mesi. La gente qui ferma da mesi e mesi. Vedete, questo è un gruppo di ragazzi che parla con noi e loro dicono, loro non vedono nessuna differenza tra sunni e sciiti, tra sunniti e sciiti, sono stufi marci di questa divisione che ha insanguinato l'Iraq, il Medio Oriente negli ultimi anni. Siamo tutti un popolo solo e la morte di Suleiman, cosa è successo con l'America, non ci riguarda, è un problema americano e iraniano, non è un problema degli iracheni. Questo è il messaggio che arriva da questa piazza.